questa procedura completamente innovativa, devo essere sincero, neanche prevista dallo statuto della Regione Emilia. Quindi abbiamo fatto un atto creativo, che ha sostanzialmente consentito alla Giunta, al Presidente della Giunta, di delegare ad un consigliere regionale, non assessore, un compito che era tipicamente della Giunta. Quindi quello che Liviana ha fatto con riferimento alla legge su Taranto è una delle prerogative per azione materia del Presidente della Regione. E devo dire che questo meccanismo ha poi, grazie anche alla particolare imparzialità con la quale questo lavoro è stato fatto, ha poi raccolto il sostegno un po' di tutto o di gran parte del Consiglio regionale. Certo, mi rendo conto che molti ancora non colgono l'eccezionalità della situazione pugliese e tarantina. Cioè, in nessuna regione d'Italia c'è una contrapposizione così violenta e permanente, indipendentemente dagli schieramenti politici che governano a Roma o in Puglia, come quella che ha contrapposto, almeno nelle due ultime legislature della Regione Puglia, il governo locale rispetto al governo nazionale. Ora, e infatti credo che tutto sommato il voto, gli unici che non si sono in qualche maniera adeguati all'idea di sostenere un processo civico dal basso, basato sulla pianificazione strategica, sono quelle forze politiche che ancora conservano o un legame con questo passato nebuloso, che noi, devo dire, in maniera un po' troppo sintetica, chiamiamo modello Riva. Cioè, la cosa incredibile è che non lo denominiamo col nome di un politico o di una fase politica, la denominiamo col nome del padrone della ferriera. E ovviamente adesso lentamente, devo dire sin dal momento in cui la Regione Puglia varò la prima norma sulle emissioni, sulle diossine, parlo dell'amministrazione Vendola, non è facile parlare di queste cose a tanto, non lo è ancora, però attenderemo con pazienza per poter parlare di questi argomenti con la maggiore oggettività possibile. Resta il fatto che da quel momento la Regione Puglia, per lesa maestà, fu esclusa dalla possibilità di parlare non solo dell'IVA, ma anche di tutto ciò che in qualche modo era connesso al risanamento. E questa convenzione, escludendo della città e della regione, dura tutt'oggi, perché ancora stasera ci dicono che o noi ci adeguiamo agli indirizzi che vengono da Roma sulla gestione delle varie questioni di nostro interesse, di nostra competenza, oppure noi non ci possiamo neanche sedere ai tavoli dove si discuterà, che ne so, degli esuberi dell'IVA, persino il cosiddetto CIS è guidato dal governo nazionale, cioè una specie di commissariamento, a te che abbiamo deciso di non partecipare più, credo che il comune non sia andato ieri, non ci è andata neanche la regione, quindi è chiuso, anche perché poi questo governo è finito, quindi non avrebbe neanche più senso perdere tempo con un ministro del Mezzogiorno, parliamoci chiaro, che per farsi candidare, peraltro in maniera sostitutiva, perché è stato candidato solo perché ha rinunziato un altro candidato, e si è candidato a Sassuolo, quindi immaginate come si è fatto apprezzare in tutto il Mezzogiorno il ministro del Mezzogiorno, immaginate come noi lo sentiamo come il nostro difensore. Certo, qualcuno lo utilizza ancora, ho sentito delle dichiarazioni al TG, ma in tutta sincerità qualcuno mi ha detto: ma rispondigli. Che gli risponda? Cioè, che senso ha uno rispondere a degli interlocutori, a delle persone che parlano male di te, punto e basta, quando tu stai lavorando, sinceramente non c'è neanche interesse a rispondere, semplicemente è uno dei soggetti fuori dalla fotografia, e quindi noi adesso invece abbiamo davanti una fotografia chiara, definita dal metodo di questa legge, che
contenuto specifico, né degli obiettivi, diciamo, già predeterminati. Ora uno dirà, ma non è un peccato questo? Dico, no, è stato proprio ricercato il metodo nella legge, tant'è che, con il vostro permesso, anche altre città che hanno situazioni simili, altre aree metropolitane, probabilmente copieranno questo modello, ne parleremo presto con i sindaci dei capoluoghi, e che mira a dare vita ad un processo partecipativo dal basso, per cui dico chiaramente a tutti coloro che insomma, non si sono sentiti convocati, diciamo così, anche se Gian Piano oggi ha tirato giù 20 minuti di elenco di persone convocate, perché l'abbia fatto apposta, ma conosco il suo modo di fare polemica, diciamo, in maniera garbata, e alla fine delle persone che sono state sentite, quindi dire che questa norma sia pure di questo momento non è stata fatta con la partecipazione delle persone, mi sembra veramente incredibile. Quindi la partecipazione c'è stata, però adesso la sfida che la Giunta deve recepire è quella di dar vita ad un processo di pianificazione strategica. Devo dire che è la prima volta che, tante volte abbiamo parlato di piani strategici, lo facciamo con riferimento all'utilizzo dei fondi strutturali europei durante la precedente legislazione, la legislatura regionale, anzi addirittura forse la prima legislatura, Vendola, quel modello di utilizzo dei fondi strutturali europei poi fu improvvisamente accantonato perché evidentemente era diventato troppo lungo e, però diciamo aveva una sua finalità. Questa è la prima volta che la pianificazione strategica diventa uno strumento ordinario per approcciare le politiche regionali connettendole a quelle degli attori locali. Quindi è una sperimentazione che potrebbe persino traguardare una modifica delle leggi sulla programmazione della Regione Puglia. Le leggi sulla programmazione della Regione Puglia sono piuttosto antiche. Devo dire che l'ambizione della Regione attraverso la legge sulla partecipazione, che è una legge più organica, che riguarda tutto il territorio, mira e finalizzata anche alla riscrittura del piano di sviluppo regionale, del quale è stata fatta una sola edizione nel 1982, evidentemente poi si sono persi il mondiale del 2006 e adesso sta non aspettare un altro mondiale dell'Italia, visto la situazione. Ebbene, rompere il sortileggio e secondo me procedere alla scrittura anche di un piano regionale, di un piano strategico della regione, ma siccome bisogna sempre cominciare dalle piccole o dalle cose più piccole per arrivare a quelle grandi, noi ci è parso di fare un gesto politico di grande rilevanza, cioè fare prima di tutti gli altri piani strategici locali, fare prima quello di Taranto, perché se Taranto avuto una funzione centrale nelle politiche industriali, nelle infrastrutture, dal punto di vista militare, insomma, fate voi, evidentemente ha in questo momento una capacità di influenzare con le sue pianificazioni tutto il resto che deve essere fatto in Puglia, che dal nostro punto di vista gli dà il diritto di giocare per prima. Questa non è una cosa da poco, perché nel momento in cui stabiliremo nei 120 giorni che ci sono concessi come deve funzionare la sanità, certo ci abbiamo dei piccoli stralci, perché ovviamente il fatto che abbiamo inserito nelle varie leggi di bilancio che si sono susseguite finanziamenti speciali per l'infrastrutturazione della sanità tarantina, con 70 milioni di investimenti supplementari che ovviamente avrebbero fatto la pacchia di qualunque altra provincia, ma che verranno fatti in over rispetto agli investimenti ordinari solo a Taranto, il fatto che l'ARPA di questa provincia avrà un incremento di investimenti e di personale pari a 150 persone, cosa nella quale, anche se sono stato ricordato, ha avuto parte rilevante anche il consigliere di Via Monta che tutti gli altri, perché c'è stata ovviamente una complessa negoziazione sul tipo
tipo di pianta organica, quelle sono delle anticipazioni, come d'altra parte anticipazioni sono tutte le opere previste per questa provincia, sia dal FES, quindi dal punto di vista infrastrutturale, sia dal Patto per il Sud, la Talsano Vetrana ed altre attività che dobbiamo velocemente mettere in movimento, perché non solo dobbiamo spendere i soldi, ma dobbiamo connettere queste opere, la zona economica speciale, la connessione con il nord della Calabria, l'individuazione delle mission dell'aeroporto. Sull'aeroporto di Grottaglie dobbiamo rapidamente mettere a bando l'aiuto di 7 milioni di euro che spero si possa essere utilizzato da delle compagnie aeree che consentano le tipologie di viaggi passeggeri che saranno rese opportune dal mercato. Noi ci rendiamo conto che avere tre aeroporti, Bari, Brindisi e Taranto, in un triangolo il cui lato più grande è di 70 km, 80 km, è un'esagerazione, però visto che ci sono già, se il mercato li gestisce non riusciamo a, cioè se dovessimo costruire un aeroporto probabilmente non avrebbe senso, ma visto che esiste un aeroporto militare lo utilizziamo per altri usi, il che consentirebbe di utilizzarlo proficuamente anche per i viaggi passeggeri, per le rotte passeggeri, avendo bisogno per ammortizzare i costi di qualche cosa in meno, visto che c'è un'altra funzione, anche quella cargo, perché come un porto diventa più redditizio se è polifunzionale, allo stesso modo un aeroporto se è polifunzionale ammortizza una parte delle spese. Quindi quando qualcuno si irrita della destinazione industriale dell'aeroporto, sempre che ovviamente si rispetti il codice della navigazione, perché è chiaro che se uno per fare una struttura industriale in un aeroporto rende impossibile l'esercizio dell'aeroporto, lo chiude. Ma un aeroporto ha degli standard che non possono essere mutati dalla sua destinazione, che ne so, a cargo o... Cioè l'aeroporto è un aeroporto, e in un aeroporto possono atterrare tutti i tipi di aeroplani e tutti i tipi di rotte. E questo non è che lo stabilisce la regione, lo stabilisce il codice della navigazione, cioè aerea. E quindi, sotto questo aspetto, la cosa importante è trovare, come abbiamo detto più volte, coloro che hanno utilità e convenienza a utilizzare questo aeroporto. Guardate, se me li portate stasera, io me li porto in macchina, li metto nel cofano e me li porto. Poi, siccome sono 2 anni e mezzo che aspetto questa signora... No, io sono in invito permanente, visto che sto in giro dalla mattina alla sera come un piazzista, lei mi va a chiamare stasera e io me li porto a Bari. E li corro io, li guardo con la fronte e li metto a dormire. E domani mattina li faccio fare colazione, se c'è qualcuno che vuole volare sul Bari, sul Bari. Quindi, noi questo l'abbiamo detto sempre, in moltissimi casi, però faremo anche questo avviso e io mi auguro che queste anticipazioni, tutti gli investimenti che sono stati fatti sul porto, gli interventi che noi chiediamo di decarbonizzazione dell'ILVA, gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue per il raffreddamento degli impianti ILVA al posto delle acque potabili, insomma ci sono già una marea con per centinaia di milioni, miliardi di euro che devono essere investiti. Ma ce ne possono essere degli altri, cioè se per esempio si decide di procedere all'infrastrutturazione culturale della città o all'infrastrutturazione ulteriore di, non so, fate voi, dei siti archeologici, insomma tutto è possibile e tutto è finanziabile. E siccome la Puglia è l'unica regione, per quello che mi risulta, che immaginate che per il patto per il sud noi abbiamo speso per conto dello Stato nazionale, visto che le altre regioni non ci riescono, dottor Orlando, già noi da soli abbiamo speso l'80% del patto per il sud, mi sa, forse di più, sì, perché gli altri non riescono a spendere i soldi, noi invece li stiamo spendendo alla stessa maniera, spenderemo anche i fondi strutturali europei e più soldi ci danno, più riusciamo a spendere, perché grazie alla collaborazione con i comuni, grazie alla collaborazione con i privati e devo dire anche grazie all'efficienza di 300 ragazzi che si occupano della rendicontazione dei fondi europei che abbiamo, diciamo, finalmente, o che stiamo per stabilizzare, perché questa cosa va anche detta, non secco le politiche di sinistra, perché la nostra è un'amministrazione di sinistra, che se ne dica, e che le dica il consigliere
Borraccino, noi abbiamo stabilizzato e assunto tutti quelli che hanno vinto i concorsi, tutti quelli che erano stati assunti in maniera, diciamo, avventizia in precedenza, e speriamo addirittura di riuscire ad assumere tutti i cosiddetti idonei, perché ne abbiamo un bisogno dannato, anche perché la Regione Puglia è la regione italiana con il minor numero di dipendenti in relazione alla sua dimensione, come la stessa cosa vale per il Comune di Taranto, la stessa cosa vale per il Comune di Bari, per tutte le amministrazioni locali. Cioè la Puglia è una di quelle regioni che costa poco e rende moltissimo. Abbiamo recuperato in sanità una situazione difficilissima, addirittura 15 punti nei livelli essenziali di assistenza, uscendo dalla zona retrocessione in un solo anno, con 15.000 addetti meno dell'Emilia Romagna a parità di abitanti, e con 800 milioni in meno dal Fondo Sanitario Nazionale rispetto all'Emilia Romagna. Cioè noi siamo una regione nella quale la sobrietà è diventata un elemento per spendere meglio il denaro e per poi pretenderne dell'altro. Però per ora queste pretese, diciamo, si sono concentrate sui fondi eccezionali, straordinari, l'FSC, il Fondo Sociale di Coesione e i fondi europei, ma noi siamo convinti di poter finalmente, una volta che siamo risaliti nei livelli essenziali di assistenza, una volta che avremo abbassato la spesa farmaceutica, perché purtroppo negli ultimi 15 anni la Regione Puglia si è fumata ogni anno due grandi ospedali in eccesso di prescrizione farmaceutica, 300 milioni l'anno abbiamo speso ogni anno per 15 anni, quindi una cosa pesantissima. Siamo riusciti ad abbatterla in un anno e mezzo di 60 milioni, ma abbiamo un impegno con il MEF per tradurre in assunzioni di nuovo personale, che pertanto sono vitali, perché se noi non abbassiamo, cioè non aumentiamo il numero degli addetti in provincia di Taranto, è impossibile, senza trasferimenti coattivi di personale che non sono possibili nella pubblica amministrazione, è impossibile restituire finalmente a Taranto quel numero di, secondo me, di posti letto che Taranto ha bisogno di avere, che è la metà, anche quest'anno, la metà di quelli delle altre province. Rispetto a Foggia, Taranto ha la metà dei posti letto, e far dimagrire un pezzo per spostare tutte le energie nell'altro, con le attuali regole sindacali della pubblica amministrazione, non è possibile. Quindi io devo necessariamente procedere a Taranto a specifiche nuove assunzioni, che posso fare solo nel momento in cui riuscirò a diminuire la spesa farmaceutica. Ma tutto questo sta entrando in movimento e sta andando più o meno a bersaglio. Ovviamente però tutto questo non basta se la città non ha una visione, perché tutto questo è l'ordinario. Cioè, così come ho parlato, mi fanno venire in mente quando io tornavo a casa, che avevo fatto un esame, c'era una buona votazione, e quando cercavo giustizia avevo il resto, perché mio padre mi diceva: se mangi e hai fatto la metà del dovere tu, perché le cose di cui sto parlando dovevano essere cose ordinarie, non cose straordinarie. Quindi io non posso vantarmi di aver fatto delle cose che non hanno ancora portato, diciamo così, neanche ad avere la sufficienza. Vi dovrei parlare di molte altre cose, ma lasciamo stare. Comunque ci stiamo provando, come quel che va alla ripetizione, quegli alunni che vanno alla ripetizione, che dal 4 passano al 6,5. Non è tanto, perché noi dobbiamo arrivare fino a 10, ma evidentemente rappresenta un passaggio. Se ci vogliono ancora 8 mesi qui per fare un elettrocardiogramma, innanzitutto bisogna vedere se questo elettrocardiogramma è urgente o no, e se il medico ha il coraggio di mettere la crocetta sulla U di urgente, perché se è urgente non può essere 8 mesi. Se invece non è urgente, è un solo controllo, 8 mesi sono troppi comunque, quindi bisogna trovare il modo di accelerare queste liste d'attesa e trovare soprattutto il modo di non far fare questi esami negli ospedali, perché negli ospedali, quelli di routine, negli ospedali devono essere fatti quelli dei ricoverati, e viceversa l'elettrocardiogramma va fatto dalle strutture territoriali. E io mi auguro che con l'investimento di altri 400 milioni di FEDER sulle strutture territoriali saremo in grado al più presto di rafforzare, come prevede il piano di ordine ospedaliero, anche le strutture territoriali. In definitiva, quindi, e chiudo, adesso dobbiamo, ed è volutamente, io non ho anticipato le mie visioni
sulla città di Taranto? Innanzitutto perché le mie visioni sulla città di Taranto contano meno, ma molto meno, nonostante io sia il presidente della regione, contano meno delle visioni che la città stessa esprimerà su se medesima. Questa è una regola fondamentale della pianificazione strategica, perché se uno fa la pianificazione strategica, diciamo, quando dico scherzando, al modello Renzi, cioè che si fa la pianificazione e poi tanto decide tutto lui, è chiaro che questo sistema non funziona. Noi dobbiamo fare una pianificazione strategica a modello Liviano, chiamiamola così, modello Borracino, modello 5 Stelle, non so, io non voglio parlare di modelli gay. Noi onestamente a Bari questa roba, quando io ero sindaco, l'abbiamo fatta 12 anni fa. E tutto quello che voi avete visto a Bari è il frutto di una pianificazione molto artigianale. Immaginate che la signora Rossi, lo ricorderà il dottor Milena, appiccicavamo i post-it per scrivere le varie azioni di governo su una lavagna di carta, cioè adesso si fa tutto con i computer, c'è la casa della partecipazione alla Fiera delle Francia, c'è tutto un altro modello. Però quel modello ha funzionato perché in definitiva, e il programma di governo della Puglia è stato fatto in questo modo, una volta composto il programma, il presidente non pensa al posto degli altri, perché voi volete che un uomo solo, per quanto diciamo di grandissimo valore, scherzo, può pensare mai al posto di 4 milioni e 100 mila persone, cioè è mai possibile, per bravo che sia, che possa sapere di Taranto più di quello che sanno i tarantini stessi, le istituzioni della città. È evidente che la virtù fondamentale di un processo innescato come quello di cui parliamo, secondo me, della politica in generale, è l'ascolto e la compiutezza nell'individuare le azioni di governo e le visioni che, secondo il giudizio di chi poi deve attuare quelle misure, sono le più corrette, perché attuare qualche cosa non è un atto di obbedienza gerarchica. Io ho imparato, pur venendo da un sistema, perché io vengo dalla società civile come tutti i politici ovviamente, ma nel mio sistema è chiaro che io all'inizio pensavo che la minaccia di una sanzione fosse l'unico modo per ottenere, diciamo, l'adempimento di un obbligo. Mi sono accorto onestamente, facendo politica, che anzi la sanzione ha proprio un po' sì, ha la sua utilità, intendiamoci, cioè, se uno non facesse mai una multa probabilmente diventerebbe un carnevale dappertutto, però so anche che l'adempimento spontaneo di una norma che viene condivisa e scritta insieme da una comunità consente poi a ciascuno di noi di esigere anche solo dal vicino di casa il rispetto di quella norma e diventa dimensione reale in maniera molto più semplice, senza che il sindaco, la polizia municipale o i maestri o i genitori stiano lì col fucile sparato a cercare di ottenere da tutti, anche persino le burocrazie. Lo dico all'assessore, che ringrazio, prego di salutare il sindaco. È chiaro che le stesse burocrazie, quando vivono un indirizzo pianificato strategicamente dal basso, sono molto più facili da, adopero un termine ironico, da piegare, perché se no altrimenti il burocrate che cosa dice al presidente, al sindaco? Sì, parla tutto, io da qua, è vero Pasquale, tu te la taci, tu te ne vai e io qua rimango. Vabbè, no, non è il caso del dottor Orlando, onestamente, che ha quella particolare sensibilità istituzionale che, nel rispetto delle norme, diciamo, gli consente di tradurre l'indirizzo politico in azioni concrete. Però è evidente che se l'indirizzo che viene consegnato ad un burocrate o a un dirigente, per quanto importante, più che essere il desiderio personale del presidente o del sindaco o del singolo consigliere, è addirittura la volontà pianificata di una comunità, e accidenti, prima di dire no, la famosa parola, che è la prima parola di ogni funzionario della pubblica amministrazione italiana, è non si può fare. Non dicono più non si può fare, al massimo diranno non si può fare nella maniera in cui mi dite, ma lo faremo in un altro modo. Ecco perché la pianificazione è importante, aggiunta anche a tutte le misure che stiamo provando a mettere insieme per sostenere la burocrazia del comune di Taranto, perché senza la burocrazia del comune di Taranto tutte le sfide di cui stiamo parlando, l'indirizzo politico non le regge. Quindi bisognerà trovare la maniera, e devo dire stanno lavorando intensamente, anche portandomi via il capo della ragioneria, perché a Taranto abbiamo ceduto pure diciamo, la biancheria intima dalla regione. Pure i candidati. Pure i candidati, d'altra parte, devo dire che
siamo delle condizioni nelle quali qualcuno ha fatto i collegi in un modo tale da poi determinare determinate equilibri dentro le liste che tanto per la sua litigiosità politica intensissima che evidentemente anche essa deve, poi non è stata capace di gestire, perché dico, neanche dentro lo stesso partito, perché non ci sarebbe voluto niente che anziché forzare la mano su un candidato che so, del Salentino si forzasse in un'area diversa dalla mia, si forzasse sul candidato che tutti si aspettavano sarebbe stato candidato qui a Taranto. Poi dopodiché, insomma, non è che io per aggiustare le cose che sbaglia qualcun altro, questo non sono in grado di fare. E per chiudere, per dirla ancora più chiaramente, è chiaro che questi 120 giorni che sono già partiti, giusto? Diventano determinanti ed è evidente che la Giunta non può fare tutto da sola, ha bisogno che la città innanzitutto, gli stakeholders, i consiglieri procedano rapidamente alla strutturazione, diciamo così, di quelle idee, di quelle proposte, e quindi bisogna dare immediatamente inizio a questo processo, che più è prelaborato, cioè più i soggetti mi portano idee strutturate e condivise, più è facile per noi acquisirle e trasformarle, perché sennò altrimenti va a finire come per i candidati, cioè che siccome qua sono tutti contro tutti, se le idee qui non si strutturano in un'idea sola, poi non ci vuole niente che andare a pigliare ancora una volta una decisione sulla testa di questa città, perché qui non saremo d'accordo su niente. Siccome io non ci credo in questa cosa, anzi credo nella visione opposta, cioè ci sono stati tempi in cui questa città dava esempi di indirizzo politico condiviso, non voglio fare come al solito l'elogio di Cannata, però è inutile dire che questa è una città dove sono state fatte cose straordinarie, dove la forza della classe politica di questa città era paragonabile, cioè noi un ministro, diciamo, della sinistra del ferroviario non l'abbiamo mai avuto in altri luoghi, qui invece c'era ed era il numero 2-3, un grande partito di governo del paese, uno può dire che è buono o cattivo, ma la classe dirigente questa città l'ha prodotta, e come? Cilenti l'ha prodotta, qualche volta talmente forte da essere considerata persino una minaccia dal resto della regione o del paese, non è il mio pensiero, ovviamente. E quindi io mi auguro che questa condivisione sotto la guida dell'amministrazione comunale, con l'aiuto, mi sembra abbastanza improbabile, dell'amministrazione provinciale, però la speranza è l'ultima a morire, con l'aiuto, diciamo così, di soggetti pubblici, delle associazioni, insomma qui c'è una vivacità complessiva che ci consentirà di discutere nei forum che potremo dibattere e organizzare nella maniera più compiuta, di individuare, come abbiamo fatto tante altre volte, qual è lo schema e qual è la concretezza degli obiettivi. Io quello che vi posso garantire è che, salvo che non ci, diciamo che non andiamo proprio su obiettivi irrealizzabili, tipo trasformare, che ne so, il porto di Taranto in una gigantesca piscina turistica, perché chiaramente questa è un'operazione abbastanza improbabile, ma io vi posso garantire che noi ci metteremo alla caccia e metteremo a disposizione in via prioritaria i finanziamenti necessari a tutte le opere che verranno individuate nel piano strategico, anche perché è inimmaginabile fare un piano strategico che non abbia a piedi lista le risorse per realizzarlo. Queste risorse potranno essere graduate nel tempo, potranno avere diverse fonti di finanziamento, ma verranno individuate e saranno connesse a quelle già disponibili e già deliberate, perché è evidente che un piano strategico deve poi integrare ciò che già esiste rispetto a ciò che noi vogliamo realizzare. Questo è l'impegno che sono venuto a prendere qui stasera, che è un impegno ovviamente di soldi ulteriori, perché già moltissimi soldi sono stanziati su questa città, più che in qualunque altra città della Puglia, e questo deve essere chiaro, ma ce n'era bisogno, non è che è un regalo, è che ce n'era bisogno, quindi questa cosa è avvenuta e avverrà e potrà essere ulteriormente incrementata con riferimento ai vari settori di cui vi ho parlato. E vi ringrazio quindi per questa collaborazione che mi avete già dato, che avete già dato all'amministrazione regionale, anche a me, e che sono certo arriverà anche in futuro.